La vena del Ciperto Modossola inizia bene i playoff battendo col punteggio di 85-75 College Basketball Gomanero a gara 1. Grande prova per l'ottava forza del campionato, che per tre quarti di gioco ha saputo restare in scena ai padroni di casa. Fabbri schiera Tommei, Serroni, Kuvekalovic, Antonietti e Zeneli. Di Cerbo risponde con Giadini, Rupil, Cesani, Pioppi e Dalmaso. Inizia meglio la vena del Cipir. Dopo due minuti è già 6-0 per i padroni di casa, che vanno a segno con Serroni in campo aperto, costringendo Borgomanero a chiamare il primo timeout. Un timeout che funziona, vista l'efficace reazione dei ragazzi di Cerbo, che guidati da Rupil rispondono con un parziale di 0-7. Da quel momento in avanti, la Vina Vilcipir prova a fuggire, ma Borgomanero glielo impedisce sempre. Sul 19-15, Tommei trova la tripla del più 7, mentre all'ultimo possesso, Serroni recupera un pallone e segna in campo aperto il canestro del 26-17, di fine primo quarto. Il timore iniziale di Borgomanero lascia subito il posto alla sfrontatezza dei giovani e alla classe dei veterani, Ferrari e Giadini, che chiuderanno la partita rispettivamente con 15 e 19 punti. Sul più 10 Vina Vilcipir, a 7 minuti dalla sirena, College Basket fa 0-6, portandosi a meno 4, poi tiene la scia e nel finale arriva addirittura a meno 1, si va a riposo sul 40-39. Nel terzo quarto si portano avanti gli ospiti con una tripla di Giadini, a cui risponde subito Tomei dall'arco, con una delle sue 4 bombe di giornata. È un botta risposta serrato, che prima lo stesso numero 55 dall'arco e poi un gioco da 3 di Antonietti risolvono portando Domodossola sul più 7 a metà terzo quarto. Le distanze rimangono praticamente invariate fino alla sirena, per il 68-59 con cui si apre il quarto decisivo. Un gioco da 3 di Fornara porta la Vina Vilcipir sul più 13, Borgomanero risponde accrociando a meno 7, ma la grande prestazione dei ragazzi di Coach Di Cerbo si esaurisce nell'ultimo periodo di gioco. A 2 minuti alla fine una tripla di Giadini porta College Basket sul meno 5, ma nel finale la Vina Vilcipir, in fase di controllo, trova con Zeneli l'85-75 finale. La Vina Vilcipir fa il proprio dovere in casa e si prepara a far visita a Ferrari e compagni a Borgomanero giovedì sera per il match point di gara 2.